Si è spenta al Santo Bono di Napoli la bimba di 2 anni che era rimasta gravemente ferita nell'incidente stradale avvenuto martedì mattina sulla statale 19 tra Eboli e Battipaglia, in cui ha perso la vita la mamma della piccola. Vincenza Vallone, 37 anni, originaria di Eboli e residente a Battipaglia, è morta sul colpo. La bambina era nel seggiolino e insieme alla madre è rimasta incastrata tra le lamiere. Prima del trasferimento in elicottero al Santo Bono, i sanitari dell'ospedale di Battipaglia le avevano asportato la milza. Nell'impatto aveva riportato anche un trauma cranico. Purtroppo il suo cuoricino ha smesso di battere. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente stradale, la Lancia Y condotta dalla donna e diretta verso nord è sbandata ed è finita contro il guardrail. Dopo il violento urto, l'auto ha invaso l'altra corsia e si è scontrata con una Fiat 500 diretta a Battipaglia e guidata da un giovane calciatore dell'Ebolitana. La mamma e la sua piccola sono state sottoposte al massaggio cardiaco, che ha fatto riprendere solo il cuore della bambina ma non quello della madre. Questa mattina la drammatica notizia: le vittime dell'incidente sono salite a 2.